Ciao! Allora, vediamo se registra. Sì, benvenuti nel video dei top del mese di maggio. Allora, per prima cosa vi mostro i top, super top. Questo è crema del Livre Rocher Serum Vegetale, la Riz Éclat, ed è adatta alla pelle mista. Intanto ha una texture che è davvero molto leggera, molto idratante, ma assorbe velocemente, quindi mi piace un sacco. È perfetta anche in inverno come base trucco, in estate usatene un pochino meno, ma comunque assorbe bene e non lucida la pelle. Sicuramente è una crema che compro perché con la mia pelle mista è fantastica, anche usata sotto il fondotinta, cipria e correttore, non va a lucidare la pelle e quindi davvero wow! Altro prodotto che devo dire wow è sicuramente questo della Geomar. Ultimamente i prodotti della Geomar mi stanno piacendo tantissimo. Allora, questo è lo struccante occhi lenitivo ideale per occhi sensibili con fiori bio di Altea. È uno struccante che è molto delicato e senza profumo, quindi è perfetto per chi ha gli occhi sensibili, ma allo stesso tempo strucca, che è una meraviglia. Rimuove e tutte le tracce di trucco, anche il mascara waterproof, io che ho sempre tanto trucco occhi, lo rimuove, che è una meraviglia, l'ho già detto, meraviglia. È molto delicato e quindi basta poco prodotto, quindi dura anche tanto, perché basta poco prodotto, te le lasciate assorbire un attimo e va a rimuovere tutto, quindi è fantastico. Oltretutto non dovete strofinare, quindi non va neanche a strappare le ciglia, è davvero wow. Lo metto sicuramente tra i miei struccanti preferiti, assieme a quello bifasico del Livre Rocher. L'inci è abbastanza corto e semplice, quindi chi ama spignattare potrebbe anche riuscire a riprodurlo tranquillamente. Altra cosa, il prezzo è di 3,99 per 150 ml, ma io lo trovo in offerta a 1,50 euro, quindi è davvero anche un ottimo prezzo. E questo mi piace tanto e lo super super promuovo. Poi andiamo avanti con i prodotti che promuovo perché fanno il suo lavoro, ma niente di che. Il balsamo Rigenera Forza della Garnier. Questo dice di essere un balsamo per capelli fragili tendenti alla caduta. Allora, me lo hanno inviato questo balsamo e devo dire che fa il suo lavoro come balsamo, quindi districa i capelli, li lascia morbidi, li lascia un po' più setosi, però l'azione di andare a ristrutturare i capelli tendenti alla caduta, questo non l'ho vista. Sicuramente fa il suo lavoro come balsamo, ma niente di più. Altro prodotto che fa il suo lavoro, ma bisogna andare a gusti, è l'aceto da risciacquo della Fito. Anche questo me l'hanno inviato, sì. Si chiama Risciacquo Luminosità Fito Cidre. A me non piacciono gli aceti da risciacquo per la profumazione che lasciano, perché è classica, ma a me non piacciono. Però devo dire che dopo l'applicazione i capelli sono molto più luminosi, molto più sono più morbidi, leggeri, luminosi, davvero. Si vede la differenza, però lascia un profumo che a me non piace per niente. Quindi chi è abituato a aceto da risciacquo con questo va a nozze perché è davvero fantastico, funziona, però deve piacere e a me non piace. Lo promuovo perché funziona, ma niente di più. Ultimo prodotto che promuovo perché funziona, ma niente di più, è questa crema viso purificante della Alchemilla. Allora, di creme viso per la pelle mista o grassa purificanti che sebo regolatrici che non vanno ad lucidare la zona T, ce ne sono tante in commercio e anche più funzionali di questa, però questa ha un inci completamente biologico e completamente verde. Quindi chi ama i prodotti biologici o vuole sulla pelle solo prodotti sicuri, questa è la pelle mista, con questa ci va a nozze di nuovo perché è sicuro, è fantastico. Fa quello che deve fare. Per la mia pelle mista, ad esempio, se ne uso poco, con poco prodotto, idrata e non unge. Bisogna amare i prodotti biologici. Sapete che, ovviamente, per essere completamente bio, una parte di non può avere tutti quei siliconi che te la fanno opacizzare alla meraviglia. Quindi è ovvio. Se amate questo tipo di prodotti, questo sicuramente funziona. Sì, però io trovo in commercio dei prodotti che funzionano di più, ma con un inci peggiore.
Ho guardato il prezzo e sono 22,90 € per 50 ml di prodotto. Quindi, considerando ad esempio altre creme da erboristeria, non è neanche tanto. Poi funziona a un buon inci e allora questa la promuoviamo. Questi erano tutti i prodotti top del mese di maggio. Fatemi sapere se siete provati, come siete trovate. Io spero sia stato utile. E se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e mi mettete un like, così non vi perdete la prossima accessione di beauty. Alla prossima, ciao!